Parte 2 dedicata a Motostar e alle novità Honda Salone EICMA di Milano con Simone. Partiamo dal cavallino di battaglia. Non possiamo che partire dal mitico SH, che è il nostro, l'abbiamo detto tante volte, pane quotidiano, ovvero l'assoluto best seller a livello di scooter a ruote alte, che su Milano spadroneggia ormai dal 2001 come vendite, come classifica vendite. Lo vediamo qua in questa nuovissima, simpaticissima versione denominata Vetro. La versione Vetro è ispirata a quelli che sono stati i fantastici Sky 50 che vendevamo a fine degli anni 90, primi del 2000, non so se te li ricordi. Erano degli scooter minimal, motore 50 a due tempi, che purtroppo è stato segato dalle normative ambientali, Honda è stata la prima casa ad eliminare i motori a due tempi dalla produzione, però abbiamo sempre sentito una grande mancanza di questo modellino, che era un super best seller. A Milano soprattutto era una grandissima moda, mi ricordo i ragazzini si divertivano a cambiare le carrozzerie, a cambiare i colori delle carrozzerie, okay. E facevano delle simpaticissime moto, no, tutte variopinte, e alcune di queste colorazioni avevano la caratteristica della trasparenza, in quanto lo Sky aveva una carenatura minimal, quindi solamente uno strato di materiale plastico in ABS, che era trasparente, quindi aveva quel viraggio, quella colorazione, c'era il blu, c'era il grigio, che però permetteva di vedere in trasparenza. E questa filosofia è stata importata sul modello SH, che come potete vedere ha queste carrozzerie molto particolari, con questo viraggio sul verdino verde bottiglia, per cui possiamo vedere attraverso, possiamo vedere il cuore dello scooter all'interno della carrozzeria. Molto simpatico, divertente. Il prezzo di listino, peraltro, è stato pubblicato, costa solamente 50 euro in più della versione Sport, quindi con un prezzo assolutamente normale vi portate a casa. È un po' l'effetto degli occhiali dell'Intrepido, tu eri troppo piccolo, ti ricordi? Vedi, attraverso. No, me li ricordo benissimo. Ti seguiamo. E certo, andiamo a vedere anche le altre colorazioni. Quindi abbiamo le colorazioni standard, in questo caso vediamo il bianco opaco, che è stato mantenuto ma cambia lo stile di alcuni dettagli, quindi vediamo i dettagli che precedentemente erano cromati, ora sono verniciati, e i cerchioni che erano argento metallizzato diventano neri. Spostiamoci Pasca verso il blu, anche per il blu stesso ragionamento, quindi abbiamo i dettagli verniciati e i cerchi neri, sempre colorazione standard, abbiamo il grigio pastello, il nero lucido, all black con cerchi neri, veramente molto molto accattivante, per arrivare agli Sport classici più venduti, in bianco opaco con le grafiche, vedete sono cambiate le grafiche, c'è una bellissima scritta Honda qua in basso, sempre il logo SH in rosso, e il nero che in questo caso diventa lucido metallizzato nella coda e opaco nei fianchi anteriori, laterali e nel parafango. Molto molto accattivante. Bello questo. Spostiamoci sul 350, qui diciamo che gli Sport sono diventati ancora più accattivanti, ancora più giovanili, con queste bellissime, vedete, questi sticker rossi e la vernice che è diventata lucida nella parte frontale e invece opaca, vedete l'argento opaco nella parte laterale. Mantiene sempre le cuciture, vedete, rosse della sella. Bellissimo styling. Andiamo a vedere anche i nuovi colori, quelli standard diciamo, e anche qua un tuffo nel passato. Non so se vi ricordate il primo SH del 2001, il primo 125-150 del 2001, che noi denominavamo ghiaccio, quindi azzurro ghiaccio, ci hanno ridato proprio l'azzurro metallizzato della primissima serie. Sì, ha ricominciato un po' a giocare con i colori, mi piace, è una cosa un po' diversa. Direi che per un nostalgico magari, sai, abbiamo iniziato con l'SH nel 2001, sono passati 23 anni, magari dopo 21 anni potrebbe far piacere acquistare il 350 nello stesso colore che avevamo, tanto ce l'avevo proprio di questo colore, esatto, nel 2001, quindi per me è un bel salto nel passato. Vediamo che il bianco opaco è diventato un colore standard, anche per il 350, precedentemente era lucido, e ci spostiamo invece adesso sul Mod. Eccolo qua, il piccolo 125, diciamo quello un pochino più adatto al nostro pubblico femminile, quindi un pochettino più basso, un po' più leggerino e con un allestimento un po' più economico rispetto all'SH ABS che abbiamo visto prima. Però la stessa identica qualità. La qualità Honda non si discute, e andiamo invece verso qualche cosa di un po' più adatto a chi fa un utilizzo della moto anche extraurbano.
e quindi vediamo il Forza, anch'esso con nuove livree, vedete qua il nero lucido molto molto elegante e il bianco opaco. Forza 750 mantiene il bellissimo grigio iridio metallizzato, ma andiamo a vedere il nuovo, nuovissimo Special Edition nero opaco con cerchi oro, tipico accostamento Honda. Direi il cerchio oro veramente, mamma mia, John Player Special come nessuno, molto molto forte, eh? Una colorazione molto evocativa. E adesso gioia del Bob. Vabbè, qua andiamo per la gioia, per la gioia del Bob. Qua andiamo, non fermarti, sei sicuro? Assolutamente, dobbiamo farlo vedere, le M1E, che è il nostro primo veicolo elettrico che finalmente entra a listino e le vendite inizieranno verso fine dicembre, primi di gennaio. Saranno pochissimi esemplari per il 2024 e quindi per gli interessati suggeriamo assolutamente di prenotarlo. La Honda Mobile Power Pack che Pasquale sta inquadrando, la batteria che Honda metterà a disposizione, è una batteria che assicura veramente una lunghissima durata e una buonissima autonomia. Sarà gestito in un modo molto particolare, quindi si potrà acquistare lo scooter, la batteria sarà gestita come fosse un noleggio, quindi forniremo la batteria per 36 mesi pagando un canone mensile assolutamente alla portata di tutti. La batteria, qualora scendesse sotto l'efficienza dell'80%, verrà sostituita, quindi il cliente dell'Honda M1 avrà sempre una batteria in piena efficienza pagando un canone mensile che è assolutamente inferiore a quello che potrebbe essere il costo dell'utilizzo di un carburante tradizionale. Va bene, vediamo adesso e poi cucciolotti al PCX, altro 125 best seller europeo, e al nostro mitico Vision, che è il nostro modello di attacco, quindi col prezzo più interessante per chi ne deve fare un utilizzo prettamente urbano. Spostiamoci sulle nostre bike iconiche, il fantastico Dax. Questo c'è? Questo c'è, ragazzi, se volete il Dax o anche il Grom che è alle tue spalle, oppure il Monty, dovete sempre prenotarli con larghissimo anticipo, perché purtroppo arrivano in un numero quantitativo molto molto limitato, e quindi assolutamente prenotateli adesso se li volete per la prossima stagione. Vi faccio vedere, perché ci stiamo per spostare per l'ultima importante novità, però ve la introduco e vi faccio vedere questo modellino, anni 90. Questa è una grafica, una colorazione del 93. Perché ve la faccio vedere? Ve la faccio vedere perché adesso ci spostiamo. Ci spostiamo e andiamo a chiudere con l'altra importantissima novità per il 2024, che è ovviamente Africa Twin 1100. Africa Twin 1100 per il 2024 guadagna delle novità molto importanti dal punto di vista della ciclistica per quanto riguarda il modello Adventure Sports, perché la ruota anteriore passa dal diametro di 21 pollici, cui eravamo abituati, al diametro di 19 pollici, e questo ovviamente la renderà estremamente più fruibile, più maneggevole nell'utilizzo prettamente stradale. Bob vedo che si sta spostando, fa il giro largo, giustamente, lo fa per Pasche, perché così lo mantiene in forma, che giustamente bisogna fare un po' di movimento. Qua vediamo il modello L1, che già ha una grafica abbastanza imparentata con quella che abbiamo visto prima. Questo è il modello L1, quindi il modello, diciamo, dedicato a chi ne fa un utilizzo un pochino più estremo, un pochino più fuoristradistico, e mantiene la ruota da 21. La novità per questo modello riguarda la possibilità di scegliere la versione con sospensioni elettroniche Showa. Quindi abbiamo sia il modello con sospensione a taratura fissa, sia il modello con o senza DCT, con le sospensioni elettroniche, quelle già montate in precedenza solo sul modello L4 Adventure Sports. Il motore è stato rivisto in modo molto importante, con un incremento, pensate, della coppia di ben il 7%, quindi pur mantenendo il valore di potenza massima inalterato, questo perché ovviamente sulla moto del 2 il valore di potenza massima, diciamo, lascia un po' il tempo che trova, quello che conta di più è l'erogazione. E Honda ha lavorato molto per darci un'erogazione molto più ricca, con la coppia erogata a regimi ancora più bassi che in precedenza e una maggior disponibilità di potenza proprio ai regimi intermedi. E andiamo Pasque finalmente
adesso si è un po' liberata. Eccola qua, la grande novità dell'anno, il modello Adventure Sports con la livrea che abbiamo visto, stile anni 90, guardate che bellezza. La moto, come vedete, è stata rinnovata profondamente anche nell'estetica, anche l'accessoristica è un po' cambiata, vedete la posizione dei fari fendinebbia è differente rispetto a come ci avevano abituati, e Pasquale adesso ci va ad inquadrare il cerchio anteriore, lo vediamo qui con delle gomme sicuramente di vocazione più stradale rispetto a quelle montate in precedenza, e il cerchio ha il diametro da 19 pollici. E con questa direi che Simo, possiamo vedo la riprovata, così la nostra cavellata, così lasciamo lavorare i temporali. E bene, tante belle novità, vedo un marchio come sempre innovatore, dinamico. E c'è da chiedersi come facciano a non spaccare in MotoGP, ma vedrai che torneranno, io sono convinto che torneranno. Sicuramente per il 2025 ci saranno delle novità molto importanti, e l'aspetto anche prima, secondo me. Ma speriamo anche prima. Grazie Simo, ci vediamo alla MotoStar, ciao ragazzi! Ciao ragazzi!